Buonasera, bentrovati a questo nuovo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura andiamo a fare subito il conto di questa emergenza nella nostra regione con i numeri che riguardano l'Abruzzo, 71 i nuovi contagiati che fanno superare la quota dei 1.000 pazienti Covid-19. Aumentano anche i deceduti. Sentiamo il servizio di Jacopo Forcella. Superano quota 1.000 i casi di coronavirus in Abruzzo. Dalle ultime analisi eseguite nel laboratorio dell'ASL di Pescara, centro di riferimento regionale, anche attraverso l'istituto zooprofilattico di Teramo, sono emersi 71 nuovi casi che portano così il totale a 1.017. Si registrano anche 5 nuove vittime, il totale dei decessi dunque sale a 68. I pazienti gravi in rianimazione sono 71. Dei nuovi casi, 11 fanno riferimento alla ASL Avezzano sul Mona L'Aquila, 14 alla ASL Lanciano Vastochieti, 31 all'ASL di Pescara e 15 all'ASL di Teramo. Del totale dei casi positivi, 75 si riferiscono all'ASL dell'Aquila, 189 all'ASL di Chieti, 476 a Pescara e 277 a Teramo. Nel numero dei casi positivi sono compresi anche 68 decessi. I nuovi riguardano una 85enne di Ortona, una 83enne di Montesilvano, un 75enne di Pescara, una 80enne di Avezzano e un 64enne di Penne. Del totale dei pazienti, 289 sono ricoverati in ospedale in terapia non intensiva e 71 in terapia intensiva, 32 dei quali a Pescara, mentre gli altri 565 sono in isolamento domiciliare con sorveglianza attiva da parte delle ASL. 17 i pazienti clinicamente guariti in attesa dei test di controllo e 7 quelli ufficialmente guariti. Dall'inizio dell'emergenza coronavirus sono stati eseguiti complessivamente 6.109 test. E a proposito della emergenza sanitaria nella nostra regione, c'è una dichiarazione di Zennaro, che è deputato del Movimento 5 Stelle. Arrivano da più parti segnali di difficoltà nella gestione dell'emergenza sanitaria e ciò non vale solo per la ASL di Teramo, che ad oggi registra una quarantina di contagi fra medici, infermieri ed operatori sanitari. Tutte le ASL sono state diversamente coinvolte, scrive Zennaro. Serve un commissario unico per la gestione straordinaria che possa dare un indirizzo unitario a tutte le aziende sanitarie e fare in modo che vengano applicati protocolli uniformi a tutto l'organico ospedaliero. La sanità è di competenza delle regioni e le quattro ASL, soprattutto in questo momento estremamente complesso, dovrebbero parlare la stessa lingua. Questa è la dichiarazione di Antonio Zennaro. Proseguiamo con il nostro telegiornale e continuiamo a parlare dell'emergenza sanitaria ascoltando un'intervista registrata via Skype a Claudio Damario, che è il direttore generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute, che fa il punto sull'eventualità di mettere in piedi ospedali da campo in Abruzzo e sui test rapidi di cui si sta discutendo in queste ore in tutta Italia. Anche per Damario questi test sono privi di validità scientifica e anzi rischiano di creare dei falsi positivi. Vediamo il servizio. Io ho sentito parlare molto di ospedali temporanei, ma noi non potremmo mai, sia con i tempi né con le risorse umane, far fronte a un nuovo ospedale finalizzato come quello che stanno facendo in Lombardia. In Lombardia lo stanno facendo perché hanno già saturato tutti gli ospedali e siccome continuano ad esserci malati, questo può avere un senso. Ma noi abbiamo ancora 7-8 presidi che possiamo utilizzare e che sono stati praticamente non più inseriti nelle reti già da molto tempo. Parliamo di Guardia Grele, parliamo di Gissi, parliamo di Casoli, parliamo di Tagliacozzo, parliamo di Pescina. Quindi se sarà necessario ospitare in queste strutture i cosiddetti pazienti paucisintomatici e non complicati, sia per motivi di convalescenza che per motivi di dimissione protetta, queste sono strutture già pienamente funzionanti. Un'altra problematica molto importante e anche seria è quella del test diagnostico. Sappiamo tutti che gli unici test validati a livello mondiale e a livello nazionale, istituto e Consiglio Superiore e CTS, sono i cosiddetti test da RNA, quindi test che vanno a trovare il virus direttamente nelle vie respiratorie.
Tutti gli altri test non sono stati validati a livello nazionale, a livello mondiale, perché non ci danno nessun tipo di certezza. C'è un problema che se un test di questo tipo, ad esempio, dà un falso positivo, questo test potrebbe creare anche dei procurato allarme, che è un problema anche di tipo penale. Ben vengano i test rapidi, ma devono essere test rapidi da naso, da faringe, quelli ci possono aiutare. In questo momento noi siamo in attesa della prevalutazione da parte dell'OMS di 200 kit rapidi, ma quasi tutti da tampone nasale, da faringe, da saliva. Quelli sono i test che ci possono aiutare, gli altri test potrebbero generare confusione. E adesso la vediamo già in collegamento via Skype, abbiamo e la ringraziamo l'onorevole Stefania Pezzopane del Partito Democratico, che saluto e ringrazio nuovamente per questo collegamento, grazie. Grazie a voi. E allora l'abbiamo contattata per parlare di questa situazione che si è venuta a creare nell'Aquilano, in particolare all'Hotel Cristallo a Campo Imperatore, insomma una situazione che finirà anche in Parlamento, è così onorevole? Sì, sì, ho già depositato l'interrogazione che verrà resa pubblica nella seduta di martedì prossimo e ci troviamo di fronte a fatti molto gravi a mio giudizio e che nascono da una situazione non governata. Si vive alla giornata, la regione si è preoccupata di fare una campagna di comunicazione dispendiosa, ma non si è preoccupata di dotarsi di competenze forti che potessero suggerire le azioni. Per cui il sindaco dell'Aquila ha messo a disposizione un hotel di proprietà comunale che fino a pochi giorni fa non era utilizzato, quindi non ha un personale, non ha la hall, non ha nessuno. Sono stati portati ieri sera dei pazienti positivi che poi sono stati lasciati lì senza essere gestiti, senza l'assistenza, addirittura senza il cibo, senza l'acqua. Non voglio pensare se ad uno di questi fosse accaduto qualcosa, chi poteva intervenire e soccorrere. Il Tra sindaco, una zona onorevole che è una zona di alta montagna dove in questo momento di maltempo insomma anche la situazione meteo non è favorevole, insomma. Sì, stiamo parlando di Fonte Cerreto, dove parte la funivia per la cima del Gran Sasso, per il Gran Sasso dove partono gli impianti, e naturalmente è una zona dove non c'è nulla. Tra l'altro gli altri esercizi commerciali, pochi che ci sono chiusi, e quindi le persone stanno lì in assoluto e totale isolamento. Non solo l'isolamento perché positivi, ma l'isolamento in generale. E qui il problema principale è che non si stanno applicando i protocolli. In nessun modo dall'inizio, né la regione né le ASL, ma come si può pensare, i protocolli stabiliti non certo se rispettati avrebbero portato a prendere una decisione così assurda. Mi ha chiamato il sindaco di Collarmele disperato questa mattina, che peraltro non riusciva a mettersi in contatto con la prefettura, quindi ho chiamato la signora prefetta e gli ho detto: guardate che sta accadendo questo, per favore mettetevi in contatto con il sindaco di Collarmele, e quindi ho creato il contatto e per poi sbloccare la situazione. Queste persone sono tornate adesso a Collarmele nella forma di isolamento prevista dai protocolli, e io credo che si stiano facendo cose senza un disegno, e non ce lo possiamo permettere, perché la nostra regione non aveva dei focolai autoctoni e tutti i focolai sono stati portati dall'esterno, e evidentemente c'è stato un problema di cattiva gestione proprio all'interno delle strutture ospedaliere. E anche questo errore è un errore tra la Protezione Civile e la ASL, quindi proprio lì dove ci dovrebbe essere mente e cuore. E non voglio fare accuse personali,
Ma qui c'è una regione che ha chiesto i poteri, li eserciti e c'è una protezione civile regionale e ci sono delle ASL con dei direttori generali nominati dalla politica. Facciano il loro dovere, se non lo sanno fare, si trovi subito una figura di commissario adatta che gestisca questa emergenza, perché è il paradosso. In Lombardia è accaduto tutto quello che è accaduto, ma in Abruzzo non avevamo che poche unità di positivi. E adesso l'ospedale Mazzini di Teramo, che diventa un punto di grave emergenza, e il reparto di Ortona, l'altro a Lanciano. Insomma, una vicenda veramente allucinante. Eh sì, è davvero una vicenda allucinante. Insomma, quello che sta accadendo soprattutto nella ASL di Teramo poi è anche abbastanza inquietante perché rischiamo di avere un presidio così importante come quello di Teramo praticamente completamente infettato. Sì, è davvero una situazione grave. Io sono solidale con il sindaco di Teramo, con i sindaci, ma soprattutto con gli operatori sanitari, gli operatori che quotidianamente affrontano questa tragedia. E sono giorni che mi sgolo perché la Regione e le ASLI adottino dei protocolli diversi sull'uso dei tamponi, come sta facendo l'Emilia-Romagna e anche il Veneto, quindi due regioni amministrate in maniera anche diversa dal punto di vista politico, ma entrambe hanno scelto quella tecnica di prevenzione e che porta a fare tamponi innanzitutto al personale sanitario, quindi medici, medici di base, operatori sanitari, e perché se si ammala l'operatore sanitario entra in contatto con altri pazienti che non hanno quella patologia e paradossalmente è il medico l'untore o l'infermiere, che è una cosa di un'assurdità, eppure si potrebbe in qualche modo prevenire questa piaga. Tra l'altro in Abruzzo rispetto alla Lombardia e al Veneto abbiamo avuto anche qualche giorno di vantaggio prima che il Quello contagio si dico, estendesse. noi siamo stati 15 giorni e con dei numeri bassissimi, senza decessi, e quindi diciamo era un vantaggio forte che mi sembra sia stato sprecato, perché adesso i numeri sono comunque dei numeri significativi per una regione piccola come la nostra. E se i focolai non vengono subito spenti attraverso una forte azione di prevenzione della diffusione del contagio, e questi poi si diffondono a macchia d'olio, come è accaduto nelle realtà del nord, quando però non erano stati ancora adottati tutti questi sistemi di autoisolamento. Quindi, se c'è l'autoisolamento e va molto bene, continuate a restare a casa chi può. Accanto all'autoisolamento bisogna fare in modo che le strutture sanitarie non siano i luoghi del contagio. Quel fatto che è accaduto sempre in provincia di Teramo, di quell'uomo che ha rinunciato ad andare in ospedale per magari segnalare il suo stato di malessere e che poi è stato colpito da infarto, la dice lunga sul fatto che ormai nell'opinione pubblica si è creata un'ansia nei confronti delle strutture ospedaliere e nei confronti del medico. E questo nasce proprio dal fatto che noi non sappiamo se il nostro medico di base o se il medico ospedaliero che magari sta trattando altre patologie è purtroppo positivo, e quindi un positivo magari asintomatico, non sappiamo, ci entriamo in contatto e lì può accadere di diffondere il contagio. Quindi io credo, e da giorni premo per una diversa scelta sui tamponi, e premo la regione perché si doti di qualche personalità, come ha fatto la Puglia, come hanno fatto altre regioni, che abbia un carisma e una qualità tecnica, scientifica, che possa suggerire all'assessore e ai direttori delle ASL dei metodi e delle metodologie che vadano oltre quelle che stanno applicando. E,
faccio un esempio, guardate, il presidente della regione Marsiglio è venuto a contatto con un positivo, il presidente collega della regione Lazio, immediatamente è stato fatto il tampone, giustamente da questo tampone si è, diciamo, capito che il presidente Marsiglio non aveva avuto il contagio, meno male, siamo felici tutti davvero perché serviva il presidente in piena funzione. Ma perché tutti i medici, gli infermieri, gli operatori sanitari che in ospedale sono venuti in contatto con dei positivi e che quindi sono andati ben oltre la stretta di mano non sono stati sottoposti a tampone? Perché? E quindi perché non si adotta lo stesso protocollo e non si è adottato lo stesso protocollo che si è adottato per il presidente Marsiglio? Ma sono domande lecite, sono domande giuste a cui non vengono date risposte e passano i giorni. Ora, quel protocollo è già fuori, diciamo, serve altro. Adesso tutti gli operatori sanitari devono essere sottoposti a tampone, sia quelli degli ospedali, sia quelli dei reparti che vengono a contatto con i positivi, sia gli altri, perché comunque nell'ospedale purtroppo il virus si può trasmettere. Tra l'altro c'è una evidente difficoltà anche delle strutture che si occupano della diagnostica di smaltire la quantità di tamponi che viene effettuata. Abbiamo ascoltato qualche ora fa il dottor Fazzi, che è responsabile di Pescara, che appunto sperava in una di avere delle apparecchiature di diagnostica più veloci per poter smaltire il carico di lavoro. Un'ultima domanda le faccio, onorevole, e che riguarda un po' una riflessione che ha fatto il presidente della regione nell'ultima conferenza stampa all'Aquila rispetto al sistema sanitario e ai tagli che ci sono stati in passato. È di questa opinione, cioè stiamo scontando quei tagli che ci sono stati nel passato nella sanità pubblica? Beh, sicuramente i tagli che ci sono stati, ma che sono stati fatti sicuramente inizialmente proprio dai governi di destra, perché questa pratica è iniziata con i governi di centrodestra per poi proseguire purtroppo con alcuni correttivi che erano stati inseriti proprio nell'ultima fase del governo della precedente legislatura. E oggi noi dobbiamo ripensare a tante cose che sono state fatte in precedenza. Guardiamo quello che sta succedendo in Lombardia, che è una regione dove il centrodestra ha governato per decenni e dove l'emblema, diciamo, della riorganizzazione sanitaria era l'ex presidente Formigoni. Quindi il presidente Marsiglio fa bene a dire alcune cose, ma non può dirle certo nei confronti di chi ha governato l'Abruzzo soltanto, e peraltro l'Abruzzo è stato governato prevalentemente dal centrodestra. Quindi non è un fatto politico, è un fatto trasversale che ha contraddistinto le classi dirigenti, che ha visto delle regioni mettere la sanità davvero in difficoltà, e oggi purtroppo se ne vedono le conseguenze. In Abruzzo noi avremmo potuto reggere veramente molto bene, però, cioè, il presidente Marsiglio, invece di accusare chi c'era prima, dovrebbe dire che se avesse nominato dei direttori alle ASL con determinate conoscenze e competenze, forse tutto questo non accadeva, perché all'inizio noi potevamo reggere benissimo, ovviamente aumentando gli standard così come era stato e come è stato disposto, con finanziamenti che coprono tutte le spese, dal ministro Speranza. Quindi, più che fare polemiche, poi verso chi? Verso chi le fa? Verso la Meloni, che era ministro di un governo in cui furono fatti tagli micidiali sulla sanità, soprattutto su quella pubblica. Quindi queste cose, diciamo, hanno senso solo se proiettate nel futuro. Quindi adesso lui è presidente della regione, adesso può dimostrare
che queste osservazioni che sta facendo verso il passato possono diventare pratica politica amministrativa nel ruolo in cui opera da subito, faccia da subito quelle operazioni che possono aiutare la sanità ad affrontare questa grande emergenza, perché l'emergenza economica verrà corretta e verrà in qualche modo affrontata e se riusciamo a vincere il contagio, cioè se non vinciamo il contagio non riparte il turismo e chi vuoi che venga o chi vuoi che vada in un posto dove c'è un rischio di contagio. Quindi noi dobbiamo innanzitutto subito aiutare le categorie professionali in difficoltà, ma bloccare il contagio, quindi tutti insieme. È inutile fare polemiche sul passato, perché il passato ha visto appunto classi dirigenti diverse sbagliare e fare errori. È oggi che non dobbiamo più sbagliare. È oggi che lui, Presidente della Regione, deve dimostrare, gestendo questa grande emergenza, come lo stanno facendo altri presidenti, come lui, seppur di altra estrazione politica, in maniera, diciamo, con un'alta qualità, per salvare gli abruzzesi. Bisogna salvare la vita agli abruzzesi. Questo è l'obiettivo. Io ringrazio l'onorevole Stefania Pezzopane per questo collegamento. Grazie ancora, le auguro buon lavoro. Grazie. E buona serata. Grazie. Andiamo avanti con il nostro telegiornale e adesso un aggiornamento che riguarda, ne abbiamo parlato anche con l'onorevole Pezzopane, la situazione dell'ospedale Mazzini di Teramo. Dai risultati dei tamponi eseguiti fino ad ora sul personale sanitario, ad oggi numero di 45 e sui pazienti ricoverati sospetti di esposizione al coronavirus si legge da un comunicato stampa dell'ASL che i reparti particolarmente colpiti sono due, oncologia e medicina interna. L'azienda che ha messo il personale in isolamento domiciliare sta trasferendo i ricoverati positivi nei posti letto esclusivamente dedicati ai pazienti Covid-19 presso l'ospedale di Atri. Terminate le operazioni di trasferimento, i locali delle unità operative interessate verranno sanificati e quindi poi riaperti non appena le operazioni saranno concluse. Nel frattempo anche le strutture territoriali delle ASL stanno lavorando per attivare le USCA, leggiamo ancora dal comunicato, cioè le unità speciali di continuità assistenziale istituite con un'ordinanza della Regione Abruzzo che devono provvedere alla gestione domiciliare dei pazienti affetti da Covid-19. Continuiamo a parlare proprio dell'ospedale Mazzini di Teramo. Botta e risposta tra il direttore generale della ASL Maurizio Di Giosia e il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto sulla questione dei contagiati all'interno del Mazzini. Nel servizio di Tania Bonnici Castelli ascoltiamo il dirigente della ASL e a seguire la risposta del primo cittadino che oggi abbiamo avuto in diretta al TG6 delle 14, intervistato da Paolo Renzetti. Vediamo. Ora a spaventare sono i contagi in aumento tra medici e infermieri in alcuni reparti del Mazzini di Teramo. Ad essere colpiti sono stati soprattutto l'oncologia e la medicina. Tutti gli operatori sanitari e non sanitari che lavorano nel nosocomio teramano chiedono maggiori tutele. L'ASL corre ai ripari con precauzioni sempre più stringenti. Da oggi tamponi per tutti coloro che operano nell'azienda sanitaria di Teramo. Ora a spaventare sono i contagi in aumento tra medici e infermieri in alcuni reparti del Mazzini di Teramo. Ad essere colpiti sono stati soprattutto l'oncologia e la medicina. Tutti gli operatori sanitari e non sanitari che lavorano nel nosocomio teramano chiedono maggiori tutele. L'ASL corre ai ripari con precauzioni sempre più stringenti. Da oggi tamponi per tutti coloro che operano nell'azienda sanitaria di Teramo e sanificazione dei reparti contagiati del Mazzini. All'ospedale Mazzini è veramente emergenza per contagi tra il personale sanitario? Com'è la situazione, direttore, al nosocomio teramano e soprattutto quali decisioni state prendendo? L'ospedale Mazzini non è emergenza, l'ospedale Mazzini funziona. Abbiamo avuto un problema che tutti ben sapete, partito dall'oncologia dal 3 marzo e purtroppo ha coinvolto alcuni reparti. Stiamo adesso lavorando per
definire il tutto, abbiamo fatto tamponi a tutto il personale, come lo faremo anche a tutti gli altri persone dipendenti dell'azienda e anche tutti coloro che ruotano intorno all'azienda, che entrano negli ospedali, e ci stiamo attivando soprattutto per vedere dove mettere i malati che sono risultati positivi, e quindi una volta definito, spostato tutto, faremo una bonifica complessiva e ripristineremo tutto l'ospedale, ma l'ospedale sta funzionando solo in alcuni reparti, è compromessa la medicina che è blindata e l'oncologia, stiamo facendo dei hospital, li stiamo facendo tutti oncologici, quindi l'azienda sta lavorando e sta dando il meglio. Il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto continua a criticare fortemente la gestione sanitaria dell'ASL Teramana in questa emergenza. Alle accuse replica ancora il direttore generale Maurizio Di Giosia. Non rispondo al sindaco D'Alberto, il sindaco D'Alberto è un sindaco, fa la sua politica, deve fare le sue dichiarazioni politiche, noi invece rispondiamo con i fatti, con la cura dei cittadini, e io devo rispondere soltanto al presidente Marsiglio, al mio presidente regionale e al mio assessore Verì, loro sono i miei responsabili, io rispondo a loro, per il resto devo far solo bene per il mio territorio, ci stiamo mettendo tutta la faccia, lavorando dalla mattina alla sera qui dentro, mettendoci il cuore, perché siamo di qua, l'equipe è tutta di Teramo, abbiamo un'unità di crisi di persone competenti, che un'unità di crisi che sta gestendo tutta l'emergenza, abbiamo dovuto in pochissimo trasformare una gestione, quello che era una gestione di una rete ospedaliera ordinaria, una gestione di una rete emergenziale. Estenderete anche tutele, tamponi al personale sanitario delle case di riposo teramane? Noi non lo possiamo gestire, quelli ci dovrebbero richiedere espressamente i responsabili, se loro chiederanno tamponi noi andremo a fare i tamponi a tutti coloro che hanno queste caratteristiche, noi dobbiamo salvaguardare, io devo in questo momento salvaguardare il mio personale che sta dando anima e cuore per lavorare. Che l'ASL stia lavorando, non ho, su questo fatto non ho assolutamente alcun dubbio, il problema è l'allarme che abbiamo lanciato da giorni in relazione alla situazione del Mazzini, che covava, e chi doveva prevedere, evidentemente non ha previsto, non è intervenuto nelle forme sanitarie richieste attraverso protocolli sanitari efficaci. Ci siamo trovati in una situazione che si doveva evitare perché lo stato del Mazzini è uno stato fortemente preoccupante, i numeri che sono venuti fuori ieri dovranno adesso essere integrati e completati dagli ulteriori tamponi che sono stati fatti, quindi sono ancora incompleti. Qui il paradosso è che abbiamo una situazione al di fuori controllata, sotto controllo, e il problema si è verificato, si è posto, si è concentrato all'interno dei presidi ospedalieri. L'ospedale Mazzini di Teramo in questa fase deve essere sanificato, blindato attraverso la prosecuzione dei tamponi a tutto il personale sanitario, che va ringraziato perché ha lavorato in questi giorni in situazioni di straordinaria difficoltà, senza questi protocolli, senza le protezioni, e una volta fatta questa fotografia puntuale della situazione, riprendere un'attività ordinaria che è quella di ospedale multispecialistico, che ha un'altra funzione rispetto a quella del Covid, dentro il quale ci sono le malattie infettive che stanno facendo già dall'inizio dell'emergenza il loro dovere. La situazione adesso rischia di sfuggire di mano, siamo ancora in tempo, l'ASL sta cercando di intervenire, ma io torno a ribadire che con la gestione sanitaria ordinaria e senza una guida straordinaria per affrontare questa emergenza, siamo preoccupati, la vediamo dura, ecco perché torniamo a chiedere quello che stiamo chiedendo ormai da giorni, cioè di affrontare la situazione in modo straordinario attraverso una figura che sia in grado di dare una guida e una direzione diversa rispetto a quella che è stata data finora. Non stiamo parlando di una nomina politica, stiamo parlando di una valutazione della straordinarietà dell'emergenza che deve essere affrontata con figure adeguate di guida e direzione sanitaria, se vogliamo uscire da questa situazione che è di emergenza, che possiamo riprendere, che però ci deve portare ad una programmazione dell'emergenza, perché non finirà ora. Se devono essere spese risorse umane e finanziarie, che le si spendano e le si utilizzino per questo, al di fuori di valutazioni di carattere politico, non è questa la direzione verso la quale dobbiamo andare, oppure non è questo il linguaggio che stiamo parlando, è altro, e se non lo si comprende è grave. Quindi il linguaggio è altro, e il linguaggio è finalizzato alla tutela del diritto alla salute dei cittadini, e anche quando il direttore generale, che ho ascoltato, dice che deve rispondere solo esclusivamente al presidente Marsiglio, assessore Verì, così non è.
Qualcuno forse vuole che non si affrontino le questioni, non si fotografino, o si deve dire ma non c'è alcun tipo di problema, va bene così, però se si adotta questa strada poi c'è il rischio che non si mettono in campo gli strumenti di prevenzione e succede quello che è successo. Allora, mandare il direttore sanitario Maria Mattucci dell'ASL di Teramo a seguire la questione dell'ospedale Covid di Atri, secondo lei cosa ha significato? Io penso che piuttosto che ascoltare il sindaco di Teramo e il sindaco di Giulianova, che vanno ascoltati sotto il profilo istituzionale, è più opportuno ascoltare sotto il profilo sanitario le richieste che vengono dall'interno degli ospedali, dai medici, le istanze, le esigenze, perché evidentemente le esigenze e le istanze che provengono da chi sta sul fronte sono quelle che poi devono portare ad assumere le decisioni adeguate alle esigenze e all'emergenza che si sta vivendo. C'è una notizia da poco resa ufficiale dalla regione Abruzzo, perché il presidente Marsilio ha esteso la zona rossa anche ad una frazione di Ortona, cioè a Villa Caldari, ricorderete, dove c'è stato il caso ormai famoso nel bar Mattucci. Insomma, Villa Caldari sarà zona rossa al pari della Valfino e degli altri comuni come Penne, che sono ricompresi appunto nelle zone delimitate, chiuse, sigillate per evitare la diffusione del contagio. L'ordinanza è stata firmata poco fa, il testo non è ancora disponibile, lo sarà tra poco, e dunque ci saranno anche i dettagli di questo provvedimento della regione. Noi andiamo avanti con il nostro telegiornale e ci occupiamo di un altro aspetto, quello del trasporto pubblico. L'emergenza coronavirus si abbatte anche su questo settore. TUA ha operato una progressiva rimozione delle corse e quei pochi bus che viaggiano sono pressoché vuoti. La diminuzione dei ricavi è pari al 90%. Ne abbiamo parlato con il direttore generale di TUA, Maximilian Di Pasquale, intervistato da Andrea Costantini. La situazione è chiaramente in evoluzione e segue l'andamento delle diverse ordinanze e dei diversi DPCM, caratterizzandoci comunque come servizio essenziale. Facendo una brevissima panoramica, si è iniziato con la sola eliminazione delle corse bis nel periodo in cui si è disposta la chiusura delle scuole. Si è andati via via con le diverse riduzioni che ci sono state. Oggi siamo su percentuali di servizio che variano dal 26-27 al 40% in alcune aree, con naturale chiusura del servizio per quelle che sono le zone rosse. Si è cercato di lasciare salve le corse legate al pendolarismo, quindi le corse in prima fascia di mattina, prima coppia di corse, con un ritorno in alcuni casi sia nell'orario compreso tra le 13 e le 14, in alcuni casi anche con un orario compreso tra le 17 e le 18. Avete preso insomma anche dei provvedimenti per garantire anche all'interno dei mezzi il cosiddetto distaccamento sociale, no? Mantenere le distanze di sicurezza tra ogni singolo individuo? Abbiamo previsto il distanziamento, abbiamo avviato una campagna via web e adesso metteremo delle distanze. E le sedute sono previste, ma sono già uscite degli avvisi per l'utenza, un posto sì e un altro no. Abbiamo dato delle circolari al personale viaggiante indicando il numero massimo di persone che può salire per ogni categoria di autobus, quindi gli utenti sono garantiti, gli autobus sono sottoposti a sanificazione certificata, ogni autobus quando rientra c'è un nostro responsabile che va a vedere il trattamento che viene effettuato sull'autobus. Il problema non è quello, o meglio sì, il problema della sicurezza è fondamentale, ma con i numeri che ci stanno su ogni autobus il problema principale è che non viaggia nessuno, quindi con 3-4 persone che viaggiamo da questo punto di vista gli utenti sono più che garantiti. È calato comunque il numero di persone che accedono al servizio? Allora, purtroppo non è che è calato in modo drammatico. Si è passati da una riduzione iniziale del 50%, via a crescere. Oggi stiamo su una riduzione dei ricavi da traffico che si attesta oltre il 90%.
la regione si farà carico, diciamo, della tenuta economica in questa fase di grandissima flessione delle corse e anche dei clienti che usufruiscono dei vostri servizi? Diciamo che il problema non è solamente di Tua, è un problema delle aziende, di tutte le aziende operanti nel trasporto pubblico locale. Ci sono state delle proposte avanzate sia da Tua come azienda pubblica e sia d'accordo con Astra, che è la nostra associazione datoriale, con ANAV, che è l'associazione datoriale delle aziende private, e con Confindustria. Le proposte sono, diciamo, abbastanza semplici, non onerose per la regione. Diciamo, l'accoglimento delle nostre proposte è la condizione per vivere, ma a livello di sistema. Considerate che ogni azienda per sicuramente il mese di marzo, quasi sicuramente il mese di aprile, non si sa per quanti altri mesi, avrà delle riduzioni sui ricavi di traffico, per cui alcune potrebbero veder compromessa la stessa esistenza se non si intervenisse. A proposito di zone rosse, vi ribadisco la notizia dell'ultima ora, cioè l'ordinanza firmata dal presidente Marsilio, dal presidente della regione, che istituisce ed estende la zona rossa alla frazione di Ortona Villa Caldari, che dunque entra a far parte delle zone vietate in cui non si può né entrare e né uscire perché focolaio di contagio da coronavirus. Si diceva, a proposito di queste zone rosse, noi andiamo a Farindola a 3 anni dalla tragedia di Rigopiano e con l'inserimento all'interno del cratere sismico. Farindola, insieme ad altri comuni dell'area vestina, è stata inserita anche nella nuova zona rossa. A fare il punto della situazione è il sindaco Ilario Lacchetta, soprattutto per quanto concerne la ricostruzione e l'agricoltura. Sentiamo il servizio di Stefano Recanati. Sindaco di Farindola Lacchetta, nei giorni scorsi ci eravamo sentiti, avevamo già annunciato e parlato della possibilità di una zona rossa nel comune di Farindola. È arrivata, è passato già un primo giorno. Com'è la situazione, com'è andata questa prima fase di adattamento e poi com'è la situazione dei contagi nel suo comune? Un provvedimento atteso da parte della Regione Abruzzo, che serve sicuramente a contenere quelle che sono il numero dei contagi e a limitare anche la propagazione verso l'area metropolitana. È chiaro che è un ulteriore sacrificio per la mia comunità, perché nessuno può uscire dalla zona per nessuna ragione, al netto degli operatori sanitari che chiaramente in maniera egregia vanno a compiere il proprio dovere. Per quanto riguarda la situazione contagi, diciamo che fortunatamente è contenuta, in quanto abbiamo 6 positivi, di cui 2 sono domiciliati in altro comune, 2 sono asintomatici e 2 sono in sorveglianza sanitaria a casa, ma con sintomi lievi. E anche le persone in quarantena, che sono riconducibili a queste famiglie, sono limitate. Quindi è una situazione che dobbiamo cristallizzare con l'impegno di tutti affinché non ci siano ulteriori contagi. Sono fiducioso e vedo quotidianamente che la cittadinanza risponde bene con grande senso di responsabilità, e quindi a loro va il mio sentito ringraziamento per questo enorme sacrificio che stanno compiendo. Ecco, Ilario, avevamo già parlato nei giorni scorsi di quanto sia difficile continuare ad andare avanti visto quello che è successo già 3 anni fa a Rigopiano e nel suo comune. Ecco, ricordiamo che poi Farindola fu inserito all'interno del cratere sismico, si sono avviati anche tanti cantieri che però adesso, siccome c'è zona rossa, questi cantieri vanno fermati. Non so se è così la situazione o possono andare avanti? No, i cantieri sono stati sospesi dall'ordinanza 15 del governatore Marsilio. Questo chiaramente comporta ulteriori ritardi rispetto a una ricostruzione che non è mai decollata, perché mentre per quanto riguarda le opere pubbliche abbiamo fatto numerosi interventi di messa in sicurezza e di consolidamento, la ricostruzione privata purtroppo stenta a ripartire. Questo sarà un ulteriore dramma per quelle persone che sono fuori casa da ormai 3 anni e che non vedono la luce in fondo al tunnel. Ecco, tante aziende, soprattutto agricole di pastorizia all'interno del suo comune, com'è la situazione per queste aziende che comunque già arrancavano negli anni passati, nei giorni passati?
Sì, la situazione per quanto riguarda il settore agricolo è drammatica, in quanto oltre chiaramente a un settore in sofferenza da anni, ci si è aggiunta anche l'ultima gelata degli ultimi giorni, quindi con l'appropinquarsi di Pasqua, che spesso rappresentava anche una boccata d'ossigeno con la vendita degli agnelli, difatti siamo è un settore in profonda sofferenza, quindi auspico che la regione e l'assessore imprudente possano dare risposte concrete a queste povere persone. Sindaco, l'ultima per chiudere, voi avete anche uno sportello bancario sul vostro comune, sappiamo che era chiuso e invece adesso è tornato tutto alla normalità. Sì, un braccio di ferro con la direttrice di filiale, che ringrazio, perché i cittadini erano costretti a spostarsi nella vicina Penne, quindi posso assicurare alla comunità che da lunedì riaprirà lo sportello nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, previo appuntamento. Questo per consentire magari a chi non ha una tessera bancomat di fare l'operazione di prelievo ed effettuare correttamente la spesa o acquisti farmaceutici. Così come sta garantendo la Posta, che siamo sempre in contatti con la direttrice regionale Erminia Grippo, che ci dà assistenza quotidiana su ogni tipo di disservizio. E adesso andiamo ad ascoltare il discorso alla nazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, appena reso disponibile dal Quirinale. Possiamo far partire il discorso del Presidente. Mi permetto nuovamente di rivolgermi a voi nel corso di questa difficile emergenza per condividere alcune riflessioni. Ne avverto il dovere. La prima si traduce in un pensiero rivolto alle persone che hanno perso la vita a causa di questa epidemia e ai loro familiari. Il dolore del distacco è stato ingigantito dalla sofferenza di non poter essere loro vicini e dalla tristezza della impossibilità di celebrare come dovuto il commiato dalle comunità di cui erano parte, comunità che sono duramente impoverite dalla loro scomparsa. Stiamo vivendo una pagina triste della nostra storia. Abbiamo visto immagini che sarà impossibile dimenticare. Alcuni territori, e in particolare la generazione più anziana, stanno pagando un prezzo altissimo. Ho parlato in questi giorni con tanti amministratori e ho espresso loro la vicinanza e la solidarietà di tutti gli italiani. Desidero anche esprimere rinnovata riconoscenza nei confronti di chi per tutti noi sta fronteggiando la malattia con instancabile abnegazione. I medici, gli infermieri, l'intero personale sanitario, cui occorre in ogni modo assicurare tutto il materiale necessario. Numerosi sono rimasti vittime del loro impegno generoso. Insieme a loro ringrazio i farmacisti, gli agenti delle forze dell'ordine, nazionali e locali, coloro che mantengono in funzione le linee alimentari, i servizi e le attività essenziali, coloro che trasportano i prodotti necessari, le forze armate. A tutti loro va la riconoscenza della Repubblica, così come va agli scienziati, ai ricercatori, che lavorano per trovare terapie e vaccini contro il virus, ai tanti volontari impegnati per alleviare le difficoltà delle persone più fragili, alla protezione civile che lavora senza soste e al commissario nominato dal governo, alle imprese che hanno riconvertito la loro produzione in beni necessari per l'emergenza, agli insegnanti che mantengono il dialogo con i loro studenti, a coloro che stanno assistendo i nostri connazionali all'estero, a quanti, in ogni modo e in ogni ruolo, sono impegnati su questo fronte giorno per giorno. La risposta così pronta e numerosa di medici disponibili a recarsi negli ospedali più sotto pressione, dopo la richiesta della Protezione Civile, è un ennesimo segno della generosa solidarietà che sta attraversando l'Italia. Vorrei inoltre ringraziare tutti voi. I sacrifici di comportamento che le misure indicate dal Governo richiedono a tutti sono accettati con grande senso civico, dimostrato in amplissima misura dalla cittadinanza. Da alcuni giorni vi sono segnali di un rallentamento nella crescita di nuovi contagi rispetto alle settimane precedenti. Non è un dato che possa rallegrarci,
perché si tratta pur sempre di tanti nuovi malati e soprattutto perché accompagnato da tanti nuovi morti. Anche quest'oggi vi è un numero dolorosamente elevato di nuovi morti. Però quel fenomeno fa pensare che le misure di comportamento adottate stanno producendo effetti positivi e quindi rafforza la necessità di continuare a osservarle scrupolosamente finché sarà necessario. Il senso di responsabilità dei cittadini è la risorsa più importante su cui può contare uno Stato democratico in momenti come quello che stiamo vivendo. La risposta collettiva che il popolo italiano sta dando all'emergenza è oggetto di ammirazione anche all'estero, come ho potuto constatare nei tanti colloqui telefonici con capi di Stato stranieri. Anche di questo avverto il dovere di rendervi conto. Molti capi di Stato, d'Europa e non soltanto, hanno espresso la loro vicinanza all'Italia. Da diversi dei loro Stati sono giunti sostegni concreti. Tutti mi hanno detto che i loro Paesi hanno preso decisioni seguendo le scelte fatte in Italia in questa emergenza. Nella Unione Europea, la Banca Centrale e la Commissione, nei giorni scorsi, hanno assunto decisioni finanziarie ed economiche importanti e positive, sostenute dal Parlamento Europeo. Non lo ha ancora fatto il Consiglio dei Capi dei Governi nazionali. Ci si attende che questo avvenga concretamente nei prossimi giorni. Sono indispensabili ulteriori iniziative comuni, superando vecchi schemi ormai fuori dalla realtà delle drammatiche condizioni del nostro continente. Mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l'Europa. La solidarietà non è soltanto richiesta dai valori dell'Unione, ma è anche nel comune interesse. Nel nostro Paese, come ho ricordato, sono state prese misure molto rigorose ma indispensabili, con norme di legge, sia all'inizio che dopo la fase di necessario continuo aggiornamento, norme quindi sottoposte all'approvazione del Parlamento. Sono stati approntati e sono nel corso di esame parlamentare provvedimenti di sostegno per i tanti settori della vita sociale ed economica colpiti. Altri provvedimenti sono preannunciati. Conosco e comprendo bene la profonda preoccupazione che molte persone provano per l'incertezza sul futuro del proprio lavoro. Dobbiamo compiere ogni sforzo perché nessuno sia lasciato indietro. Ho auspicato e continuo a farlo che queste risposte possano essere il frutto di un impegno comune fra tutti, soggetti politici, di maggioranza e di opposizione, soggetti sociali, governi dei territori. Unità e coesione sociale sono indispensabili in questa condizione. Un'ultima considerazione. Mentre provvediamo ad applicare con tempestività ed efficacia gli strumenti contro le difficoltà economiche, dobbiamo iniziare a pensare al dopo emergenza, alle iniziative e alle modalità per rilanciare gradualmente, ma con determinazione, la nostra vita sociale e la nostra economia. Nella ricostruzione, il nostro popolo ha sempre saputo esprimere il meglio di sé. Le prospettive del futuro sono ancora una volta alla nostra portata. Abbiamo altre volte superato periodi difficili e drammatici. Vi riusciremo certamente insieme anche questa volta. E dunque avete ascoltato il discorso alla nazione del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, davvero da pochi secondi disponibile e fruibile da tutti coloro che lo vogliano ascoltare, e messo a disposizione anche delle emittenti. Mattarella, che chiaramente ha richiamato l'unità nazionale in questo periodo di difficoltà, di grande emergenza dell'Italia, ma non solo, c'è stato anche il richiamo ai cittadini all'osservanza di misure che sono state definite rigorose ma indispensabili. Chiaramente ci si riferisce alla limitazione della possibilità di uscire di casa per cercare di fermare il contagio. Mattarella ha anche parlato della grande solidarietà nazionale, citando i medici che si sono messi a disposizione per andare ad aiutare le zone più colpite, e non solo, una grande chiamata
alle armi del sistema sanitario nazionale e poi forse il passaggio più atteso, quello sulla Unione Europea, sulle misure che tardano ad arrivare da parte della UE. Mattarella, insomma, su questo si è espresso abbastanza chiaramente dicendo: mi auguro che tutti comprendano appieno, prima che sia troppo tardi, la gravità della minaccia per l'Europa. Europa che se dovesse, insomma, continuare su questo atteggiamento sicuramente è a rischio proprio dalle fondamenta, a rischio l'unità europea per questa emergenza che rischia di dividere e di creare ancora più frizioni fra gli stati nazionali. Questo è tutto per quanto riguarda il nostro telegiornale. Io vi ringrazio per averci seguito e vi auguro un buon proseguimento con la nostra programmazione.